Ben ritrovati ai telespettatori di Extra. Allora, per tante settimane nel mese di maggio e poi ancora a giugno abbiamo dedicato questa trasmissione alle elezioni di Verbania. Abbiamo imparato a conoscere quelli che erano i candidati presenti sulla scena elettorale. Beh, domenica c'è stato il ballottaggio, i verbanesi hanno scelto chi deve amministrarli per i prossimi 5 anni e Silvia Marchionini, che abbiamo ospite oggi in studio. Sindaco, benvenuto. Grazie, buonasera. Per la verità è una bentornata, perché Silvia Marchionini era già stata nostra ospite, però come sindaco di Cossogno. E allora, Silvia Marchionini, partiamo proprio da qui. Eletta sindaco, naturalmente i complimenti per questa elezione. Cambia adesso essere sindaco di un piccolo centro rispetto a una città come Verbania? Decisamente, è un'altra prospettiva, anche se resta fondamentale il rapporto con i cittadini e mettersi al servizio imparando ogni giorno da quello che succede in comune e con grande determinazione sulle priorità che per Verbania al momento riguardano un po' di lavoro, uscire da questo soffocamento, pulire la città. Ecco, tra i primi atti che caratterizzeranno il suo governo di Verbania, già un'idea? Abbiamo 3 interventi fondamentali da fare: mandare un messaggio molto positivo alla città e alle associazioni di categoria, a chi produce, dicendo che si apre una fase di ascolto e poi di decisione. Urgono tutta una serie di questioni che sono ferme da troppi mesi. Fare il monitoraggio della tassazione, perché il bilancio è stato approvato con quel tipo di aliquote che sono indubbiamente penalizzanti e anche complicate per i cittadini. Non dimentichiamoci che abbiamo poi tutta la seconda parte dell'anno per intervenire, quindi non facciamo promesse che poi non riusciremo a mantenere, ma l'impegno ad approfondire le questioni sulla tassazione, soprattutto sulla TASI. In secondo luogo, cura, abbellimento, decoro urbano. Verbania è una città turistica che ha modo di puntare sulla sua bellezza e sul suo paesaggio. Dobbiamo quindi creare una serie di eventi che attraggano i cittadini e i turisti. In terzo luogo, un senso complessivo di una città anche solidale che riesce a ritrovare i modi per affrontare il futuro. In questi giorni c'è stato spazio per i festeggiamenti, domenica notte, poi il confronto anche con le varie anime che hanno appoggiato la sua elezione a sindaco, e poi ha presentato questa squadra di governo innovativa. Abbiamo mantenuto fede all'impegno di immediatamente dare luogo della decisionalità ai verbanesi, quindi la giunta, che è una giunta nuova rispetto al passato, fatta con delle logiche diverse. Non vuol dire che nel passato tutto andasse male, abbiamo tentato di andare nella direzione di ciò che è utile per la città, quindi avere delle persone fresche, competenti, coese, c'è un buon clima tra di noi, in modo da riuscire subito a prendere le decisioni necessarie. Come è arrivata a designare queste persone? Beh, alcune le conoscevo in questo percorso di una lunga campagna elettorale, altre sono state anche l'oggetto di una ricerca in città, proprio per dare spazio ad elementi nuovi. In qualche modo il tema è sempre lo stesso: uscire dalla logica del tutto già scontato, già deciso, ma aprire gli orizzonti e creare anche delle nuove risorse, delle nuove forze. Si tratta comunque di volti nuovi alla vita amministrativa? Freschi. Questo è un elemento richiesto dai cittadini. In questa lunga campagna elettorale i verbanesi chiedevano una classe amministrativa che ci mettesse la sua responsabilità, la sua capacità, il suo impegno per una ricostruzione della città. Ci sembra che queste persone siano gli attori ideali, o comunque che si avvicinano alla urgenza che avviene ed è spinta dalla città stessa. Un po' la sua stessa elezione ha questa ventata di nuovo, no? Diciamoci la verità, ormai le urne sono chiuse, i giochi sono fatti, Silvia Marchionini alle primarie non era il candidato favorito del PD. Credo che il percorso che abbiamo intrapreso è andato nella direzione di creare una sintonia e un ascolto con i cittadini, per cui
siamo sempre alle solite, niente è già deciso in partenza, niente è già scontato, occorre il lavoro quotidiano che ti porta a capire le reali necessità e anche una fase di crescita. Noi ci aspettiamo in questi mesi, in questi anni, di approfondire le questioni, perché è anche un piacere amministrare, usciamo da questo luogo comune per cui, perché mancano i soldi, perché c'è la crisi, allora si entra in questa cappa di grigiore e anche di pessimismo. Io credo che abbiamo tutte le possibilità per affrontare i problemi che abbiamo sul tappeto. Sono tanti, ma noi ci mettiamo l'energia, l'entusiasmo e la determinazione necessaria. Ecco, in campagna elettorale abbiamo avuto modo di accennare a quelle che sono le questioni portanti poi per la vita verbanese. Una fra tutte, che poi ha caratterizzato anche il dibattito politico della passata amministrazione, e lo scontro tra maggioranza e minoranza, è stato il CEM. È una questione importante per la vita amministrativa. In questi giorni abbiamo gli incontri con l'ufficio tecnico, i progettisti, il direttore dei lavori, andiamo a vedere nel dettaglio le opere che sono necessarie, le opere che magari si possono rimodulare, e soprattutto creiamo un comitato di esperti che capisca quali eventi grandi e piccoli si possono fare lì dentro. La gestione di quell'opera è indispensabile da parte del Comune. Lei ha già preso, per così dire, possesso di quella che è la macchina amministrativa. In questi giorni ha già avuto modo di andare in municipio. Che impressione le ha fatto? Un'impressione molto positiva. È il terzo giorno che frequento gli ambienti, gli uffici del comune, che in parte conoscevo. Mi sono presentata per come sono, quindi nessuna volontà di rottura e di atteggiamento di prevaricazione. I principali alleati degli amministratori sono i dipendenti, che hanno subito in questi 13 mesi una sorta di mortificazione e anche di umiliazione. Io ho trovato una grandissima voglia di fare. Certo, dobbiamo un pochino organizzarci e poi prendere le decisioni necessarie, ma lo facciamo al massimo della trasparenza e anche con il massimo impegno e approfondimento dovuto. Le fotografie l'hanno immortalata in una sorta di passaggio di consegne con il commissario Mazza. Che cosa vi siete detti? Vi ha illustrato le urgenze, quindi legate al porto, a Villa San Remigio. Credo che il commissario vada via da Verbania con un atteggiamento positivo. Mi pare che questi 13 mesi siano stati molto grigi e anche in parte negativi per la città di Verbania, tuttavia è stata una eredità di cui crediamo che brevemente ci dimenticheremo. Questione porto, una ferita aperta nella città ancora, a che punto siamo? Credo che il Comune debba innanzitutto capire se e come si può riaprire il porto, e soprattutto mettere in campo un progetto insieme ai privati, perché di fondi pubblici non ce ne sono, per un investimento complessivo. Allora questo sarà il prossimo anno, perché nell'immediato si può ipotizzare una gestione, però con le responsabilità eventualmente di chi si assume quell'onere. Di soldi pubblici disponibili oggi non ce ne sono. Quindi bene le attività a terra, quelle in acqua andranno riviste attraverso un grande progetto di investimento. Nessuna fretta e soprattutto non buttiamo via i soldi, che peraltro non ci sono neanche, ma investiamo sul futuro. Credo che i cittadini di Verbania riescano a capire un ragionamento che punta a risolvere una serie di questioni concrete, pulizia, cura della città, ma altre di investimento, per le quali ci vuole molta pazienza e anche impegno. Il tutto e subito rischia di essere una promessa che poi non si potrà mantenere. Ecco, parliamo più dal piano amministrativo, saltiamo a quello politico. Silvia Marchionini, i rapporti fra lei e il PD quali sono? Ottimi, sono del PD, il PD è il primo partito in città con una maggioranza storica che quindi ha la grande responsabilità di mettere in campo le idee e le proposte utili per la città in modo da governare per i prossimi decenni e quindi aprire una fase di grandi riforme e di trasformazione della città. Ecco, alla vigilia, dopo la sua elezione, peraltro sono passate davvero pochissime ore prima che lei comunicasse la sua squadra di governo, era partita una sorta di toto assessori, come succede sempre in questi casi, qualcuno azzardava la possibilità che nella sua giunta ci fosse anche Brignoli, che era l'altro contendente, la leadership alle elezioni verbanesi, alle primarie del PD. Così non è stato per la ventata di novità che voleva portare in giunta?
anche Diego è una persona capace, competente, sarebbe stato un ottimo sindaco, è emersa una diversa prospettiva politica che non vuol dire togliere qualcosa a degli esponenti politici di primo piano, ma non vuol neanche dire per forza avere un incarico. L'argomento centrale è sempre lo stesso: che cosa serve alla città di Verbania, e quindi la proposta che abbiamo messo in campo è stata inedita. Su questa proposta è anche una sfida, ci giochiamo naturalmente la nostra capacità di trasformare la città. Una sfida molto importante, perché si tratta di persone che concretamente non hanno mai amministrato una città, non la spaventa un po'? Tutti noi impariamo, quindi è difficile pensare a dei politici o degli amministratori che sappiano già tutto in questi tempi così difficili. Anzi, direi che l'atteggiamento di grande umiltà, ma che si unisce alla tenacia, contraddistingue questo gruppo. Noi siamo determinati a fare bene nell'interesse e sulla base del programma elettorale, per cui tutti noi siamo sempre sotto la prova dei risultati che si riescono a raggiungere. Indubbiamente i verbanesi hanno deciso di fare un investimento sul loro futuro, per questo li ringraziamo. Silvia Marchionini, una donna sindaco di Verbania, si sono spese molte parole, un evento storico per la città, molto giovane, insegnante di professione. Come concilierà il lavoro con la carica amministrativa? Fino a settembre ho preso l'aspettativa dal lavoro, che mi consente così di dedicarmi giorno e notte, mi verrebbe da dire, al municipio, ma soprattutto per quanto riguarda le energie mentali e anche quelle fisiche. A settembre riprenderò i rapporti con anche la scuola e l'altro mondo, perché rinchiudersi solo nell'ambiente politico vuol dire probabilmente anche privarsi di una parte essenziale, che è il contatto con le persone. Quindi la stretta relazione con anche la vita normale che fanno tutti è necessaria per chi fa politica e amministrazione pubblica. Già nella serata di domenica, seguendo lo spoglio elettorale, noi abbiamo sottolineato un dato. Ci è parso che ci fosse una sorta di sintonia diversa rispetto al passato fra le due donne che si sono sfidate in questa competizione elettorale. C'è stato molto fair play fra lei e Mirella Cristina, e questo ha caratterizzato un po' tutta la campagna elettorale, no? Credo sia anche il modo d'essere delle donne, che quindi andavano incontro a quello che sentivano dei cittadini: basta litigi, basta conflitti, i problemi li vediamo tutti, occorre essere in grado di risolverli. La proposta del centro-sinistra era indubbiamente più articolata, capace di corrispondere ai bisogni, per cui non si vedeva la ragione di una lotta ideologica a priori tra persone che hanno un rapporto di cordiale vicinanza sulla stessa battaglia, che è il cambiamento di Verbania. La certezza non si può mai avere, ma dopo il primo turno di elezioni è sempre stata sicura di poter vincere questa battaglia elettorale? Percepivo dalla città il senso di una grande voglia di cambiare e di una speranza che in qualche maniera, per tante ragioni, si individuava nella mia figura, per cui, salvo l'affluenza comunque bassa, avevo l'idea che molte persone andavano a votare, e nuovamente le voglio ringraziare, perché sono le persone anche più semplici che io non conoscevo. In questi giorni mi sono arrivati messaggi, telefonate di persone comuni che hanno creduto in un progetto di rilancio della città. Sì, ricevevo dei messaggi molto positivi e questo mi ha rafforzato nel già l'ipotesi di creare una giunta di governo, quindi i rapporti erano iniziati anche prima. Ecco, queste dunque le parole di Silvia Marchionini. Vi svelo un fatto che ha detto a telecamere spente, ma credo di poterlo dire, peraltro a lei fa molto piacere: in queste ore ha ricevuto una telefonata di chi? Del governatore del Piemonte. Ieri mattina a Chiamparino, con grande semplicità, mi ha detto le seguenti parole: ti faccio i complimenti perché mi hai superato con la quota percentuale a ballottaggio. In effetti questo elemento di aver raggiunto un così grande consenso, quasi bulgaro, fa capire anche la vicinanza che c'è, perché alla fine l'attività amministrativa è un'attività di servizio
che ha anche un lato molto bello che noi dobbiamo riuscire a valorizzare, quindi la vicinanza anche emotiva che ho sentito in Chiamparino mi fa ben sperare per le possibilità del futuro. Indubbiamente dal porto a Villa San Remigio ai bandi, noi al distretto del commercio, noi abbiamo la necessità di avere un interlocutore capace nella regione. Peraltro la nomina di Aldo Reschigna a vicepresidente e assessore al bilancio ci rende orgogliosi, fiduciosi nel futuro. Ecco, e allora noi sentiamo proprio le parole che Sergio Chiamparino ha detto a caldo dopo aver presentato la sua giunta a Torino nella giornata di martedì rispetto al risultato elettorale ottenuto, rispetto alle prospettive di governo della regione. Ascoltiamolo. Peraltro Chiamparino ha detto come uno dei primi atti che compirà nelle prossime settimane sarà un tour fra i sindaci del Piemonte per capire che cosa si aspettano dalla regione e per riallacciare, ha detto Chiamparino, anche una sorta di filo che in questi anni si è spezzato. Sentiamolo. C'è stato un grande lavoro di armonia e di cooperazione con tutti i partiti della coalizione. Questo è un buon segno, soprattutto ancora di più per il futuro, perché poi se c'è gioco d'assieme è più facile affrontare i problemi e risolverli. I piemontesi si aspettano molto da voi. C'è molta aspettativa, sentiamo molto la responsabilità, per questo ho voluto fare una squadra che magari sacrificando qualcosa, diciamo, all'età, fornisse però insieme alla passione politica che c'è ed è forte anche l'esperienza di chi ha amministrato e ha già dimostrato coi fatti di saper amministrare. L'abbiamo vista nella foto con le 4 assessori donne, dunque anche la quota rosa è stata ampiamente rispettata. Se uno avesse potuto ragionare in astratto avrei magari anche preferito mettere qualche donna in più, però poi è importante tenere conto dei territori, perché fuori Torino, perché c'è stato un risultato straordinario del centro-sinistra che ha bisogno di risposte, giustamente. E poi c'è da sempre il timore che Torino faccia la parte del leone e quindi ho ritenuto di dare questo segnale, anche con la vicepresidenza d'Aldo Reschigna, di un forte impegno della Giunta su tutto ciò che, oltre che su Torino, anche su tutto ciò che è il Piemonte. Ecco, queste le parole di Sergio Chiamparino. Marchionini ha parlato appunto di donne in politica, avrebbe anche voluto dare qualche assessorato in più alle donne, ma qualcuno ha detto che ha usato un po' il manuale Cencelli. Lui rimanda al mittente questa affermazione, lei cosa ne pensa? Ha contrastato spinte di logiche tradizionali, ha messo in campo una squadra competitiva in grado di dare risposte, per cui il risultato è assolutamente apprezzabile. Se lo rapportiamo a quanto è avvenuto qualche anno fa, capiamo il cambio di passo che comunque è in atto in Piemonte. Allora, Silvia Marchionini ha già fatto i complimenti, ha già detto che è orgogliosa di avere come vicepresidente della regione il verbanese Aldo Reschigna. Ascoltiamo anche l'assessore al bilancio. Sarà impegnativo questa nuova esperienza per il Presidente, per tutti noi e anche per tutto il Consiglio regionale. Si aspettano, credo, una regione che recuperi un feeling con la comunità piemontese, che riesca ad affrontare la trasformazione economica e sociale della nostra regione, che riesca a garantire un sistema di servizi e di protezione sociale. Noi ce la metteremo tutta, con molta umiltà, ma anche con molta voglia di lavorare al servizio della comunità piemontese. Il presidente Chiamparino diceva il voto è stato espresso in maniera piuttosto evidente e importante, dunque insomma siete riusciti a ottenere anche delle roccaforti di altri partiti, insomma, quindi vuol dire che insomma sono tutti dalla vostra parte. È un voto molto impegnativo che carica di attese e carica anche di responsabilità il centro-sinistra e il Partito Democratico in modo particolare. Io credo che lo sforzo che dovremmo fare è quello di corrispondere a questa attesa e lo potremmo fare solamente dedicandoci anima e corpo al servizio della comunità piemontese, perché come diceva ieri il Presidente Renzi, ormai la gente vota da un anno rispetto all'altro in modo profondamente diverso, quindi non è un patrimonio che il centro-sinistra ha acquisito. È una dote che dovrà essere spesa al servizio della comunità piemontese. Senta, ho ottenuto molti voti nel Verbano, è riuscito a far breccia in un territorio abbastanza ostico a voi. Far breccia, io
dico che in campagna elettorale si torna dove si è sempre stati, non si va dove non si è sempre frequentato. Io sono anni che vivo e cerco di vivere la vita prima della mia città, poi della provincia nel suo complesso, con molta sintonia e cercando di essere proprio al servizio della comunità di Verbano Cugioso. Non cambierò atteggiamento, voglio dire. Ripeto, affronto questa esperienza con umiltà, con anche qualche preoccupazione, ma con molta voglia di lavorare. Ultima domanda, vicepresidente della regione e assessore al bilancio, insomma ha già un'idea, insomma, un assessorato abbastanza impegnativo, ha già qualche idea sui primi passi da muovere? Rappresentare la reale situazione della regione, economica e finanziaria della regione, e poi cominciare a lavorare tutti assieme col presidente e con tutti gli altri colleghi per costruire una regione più semplice e più leggera. Allora, nella nostra diretta elettorale, Silvia Marchionini, abbiamo visto che con lei c'era anche Aldo Reschini, e lei ha avuto modo di sentirlo dopo questa nomina ufficiale, perché ufficiosamente si sapeva già da giorni. Non ho ancora avuto modo, perché aspettavo, lo dico con grande schiettezza, di mettere insieme una serie di questioni che riguardano il comune di Verbania e affrontarle insieme ad Aldo. Lo farà nei prossimi giorni. Sì, certo. Stiamo completando l'iter di conoscenza di tutte le pratiche aperte che riguardano soprattutto fuori Verbania, quindi non mancheremo senz'altro. Ecco, peraltro è già stata decisa la data del primo consiglio comunale di Verbania, che sarà quando? Dovrebbe essere lunedì 23. Ecco, la nostra emittente, vi preannuncio, seguirà con una diretta l'evento amministrativo, la cerimonia di insediamento di Silvia Marchionini, sindaco. Si sa già chi presiederà i lavori del Consiglio, non nella prima seduta, in futuro. Chi riesce a ottenere una maggioranza al subito di 22 voti, quindi credo ci siano poche persone che hanno questo tipo di visibilità e di consenso all'interno del Consiglio Comunale. Non si sbilancia. Mi sembra che il Partito Democratico non possa che esprimere la presidenza, stante questi numeri. Personalmente ho sempre sostenuto la tesi che un ruolo di quel tipo andasse a garanzia dell'opposizione. Indubbiamente, però, il risultato avuto non può che fare protendere per una scelta di un esponente di peso del Partito Democratico. Ecco, tra le altre partite che i sindaci nuovi e quelli già in carica si troveranno a gestire nei prossimi mesi, c'è anche questo passaggio dell'ente provincia a ente di area vasta, no? E voi sindaci giocherete un ruolo attivo in questa partita. Non occorre essere timidi né timorosi, il futuro si crea scardinando l'esistente e ricomponendo un quadro complessivo, quindi mettiamo in campo le migliori risorse per affrontare un livello di servizi adeguato alle attese dei cittadini. Nessuno può più permettersi di difendere il suo orticello, neanche il comune di Verbania, quindi una forte unione dei comuni che guarda al futuro. Il centro-sinistra ricompone, per così dire, la sua geografia politica avendo, fra gli altri comuni, anche la guida dei tre principali comuni della provincia. Ha già sentito i sindaci di Domodossola e Omegna? Ci siamo sentiti per messaggio, ci incontreremo nei prossimi tempi. Io sono dell'idea di non accelerare troppo le fasi, le idee, ma di programmare una serie di interventi, di iniziative nei prossimi giorni. Tutto e subito è impossibile, ma tutto e subito dobbiamo fare nel senso della determinazione e dell'approccio nei confronti della vita amministrativa. Mandiamo ai cittadini di Verbania un messaggio di un grandissimo impegno e di una grande intensità nell'affrontare i problemi. È il momento di metterci tutta la testa e tutto il cuore affinché le questioni che riguardano il lavoro, il turismo e i servizi siano al centro del pensiero di ogni amministratore. Ecco, un tema che ha diviso però il Verbano Cusiossola forse più di tutti gli altri, benché questo non sia un territorio che sappia parlare con una voce unitaria, è certamente quello della sanità. Silvia Marchionini sa che con l'Ossola è aperta una partita che vede contrapposto il lago e la montagna. Sentiamo come intende lavorare nell'ambito sanitario il assessore regionale alla sanità, e perché c'è aperta una partita importante, anche la riorganizzazione della sanità in Piemonte. Ascoltiamo Antonio Saitta. È chiaro che questo settore richiede innanzitutto di essere governato, ormai troppi anni c'è cambi di assessori, non c'è quella, come dire, quella certezza di un governo di questo processo, una prospettiva, quindi bisogna dare una prospettiva al sistema sanitario pubblico, però posso anticipare che la mia opinione è questa, che
vorrei che si cambiasse. Quando si parla di sanità, noi non dobbiamo soltanto riferirci ai primari, agli ospedali, dobbiamo pensare come politici che l'obiettivo sono gli utenti, sono i cittadini, e quando parliamo di sanità ci sono le angosce, le paure di chi è malato, ci sono i problemi che ogni cittadino ha per avvicinarsi alla sanità pubblica, ci sono le liste d'attesa, ci sono problemi, ecco, tutti questi problemi che esistono non sono finti, quindi quando si interviene bisogna fare sempre qualcosa che permette di dare una risposta ai cittadini che chiedono alla politica questo, questo mi è chiaro, quindi da parte mia sentirete parlare sempre meno di questioni tecniche che riguardano la tecnica, la politica, ma sempre più di obiettivi da raggiungere per quanto riguarda i cittadini. I nostri telespettatori ben sanno che sul tappeto c'è aperta una partita a livello sanitario molto importante per quanto riguarda l'Ossola. L'Ossola attende di conoscere gli intendimenti del Consiglio di Stato a proposito del punto nascite. Silvia Marchionini, proprio quello del punto nascite ha sempre diviso Domodossola e Verbania, no? Questo punto. Vedremo la decisione. Credo che sia opportuno non avere un atteggiamento emotivo, né tantomeno ideologico o di divisione a priori, e del tipo di spogliazione per cui tu mi porti via un reparto mentre noi ne vogliamo un altro. Occorre fare un progetto complessivo, unitario, con cui presentarsi a Torino e anche ragionare nei termini del cittadino e dell'utente, quindi dove e come mettere i servizi, e poi meno ospedale e più servizi territoriali, ed infine la prevenzione diventa il cardine delle politiche socioassistenziali. E allora, grazie a Silvia Marchionini per essere stata con noi, naturalmente buon grazie. Lavoro, seguiremo passo passo la sua guida amministrativa a Verbania, con voi tutti naturalmente l'appuntamento è fra 7 giorni, grazie per essere stati con noi, vi lascio i programmi della rete.